Buonasera cari amici della notizia, un altro appuntamento, un appuntamento che poi potrete seguire sempre su milano1.it, in radio, web radio, sulle nostre pagine social e poi anche in Spotify, quindi lo potete sentire e vedere quando volete. E qui con me il piacere e l'onore di avere il generale Francesco Cosimato, che oggi è, oltre ad essere generale delle Forze Armate, è presidente di Centro Sinergie. Buonasera, generale, noi ci conosciamo da tempo, quindi direi che possiamo darci del tu se. Certo, grazie Paolo, ben trovati, buonasera a tutti. Ok, Francesco scrive pezzi di articoli e a me capita spesso di leggerli, anzi li leggo molto volentieri come leggo tante cose, però mi è capitato di approfondire un pezzo appunto scritto da Francesco e stasera l'ho invitato perché vorrei fare quattro chiacchiere più approfondite appunto su questa tematica, che è la questione dell'autodifesa dai condizionamenti mediatici. E visto che siamo nel momento coronavirus, che ne vediamo e ne sentiamo tante, quindi insieme a lui cerchiamo di fare un punto della situazione. Francesco, vuoi dirci qualcosa in merito a questo pezzo di autodifesa dai condizionamenti mediatici? Noi viviamo in un mondo di informazioni sovrabbondanti, per cui dobbiamo selezionarle. Selezionare le informazioni che riceviamo sta diventando quasi un lavoro perché noi siamo sommersi. Noi semplicemente attraverso i portali di informazione o un motore di ricerca possiamo attingere ad una disponibilità di informazioni virtualmente inesauribile. Però queste informazioni prendono significato solo se vengono iscritte in un quadro logico, altrimenti rimangono delle cose che non hanno molto significato. In questo momento poi della pandemia, ci sono dei punti di interferenza, quindi appunto tra pandemia e il mondo della comunicazione? Non è chiaro se siamo in una pandemia o meno, perché qualcuno dice che è un'epidemia, qualcuno dice che è una pandemia. Dal punto di vista dell'informazione siamo sicuramente in una infodemia, cioè in un uso non molto organico delle informazioni. E tutto questo genera, lo vediamo attorno a noi, paure, fobie, comportamenti irrazionali che ci stanno danneggiando tutti. Nell'esperienza di ognuno di noi ci sono persone che non hanno più il coraggio di uscire di casa. Tutto questo è dovuto sicuramente anche ad una evidente infodemia, che non c'è stata soltanto il periodo del cosiddetto lockdown o della quarantena, ma che continua ancora oggi. Senti Francesco, ma alla fine della fiera, la comunicazione oggi la subiamo, la accettiamo così com'è o si ha ancora il tempo per riflettere e capire, le cose? La risposta deve essere articolata, nel senso che non è possibile non subirla. In qualche caso ci rendiamo conto che le informazioni che ci vengono date sono incoerenti, non sono corrette. Ovviamente andare a cercare conferme e smentite richiede tempo, sacrificio, che magari in quel momento non abbiamo, perché comunque dobbiamo portare avanti la nostra vita. Per cui qualche volta ci ribelliamo e andiamo a cercare le informazioni che vogliamo e qualche volta le subiamo. Diciamo che questa è la storia, di quest'anno, ma anche degli anni precedenti. Senti, libertà e democrazia, ma libertà di pensiero e democrazia. Oggi in che condizione siamo? Siamo in questa condizione? La libertà di pensiero è più apparente che reale, perché
ognuno può manifestare il suo pensiero, ma molto spesso, se si nota, innanzitutto vi è una neolingua da utilizzare. Bisogna esprimersi con un linguaggio politicamente corretto, altrimenti si viene, per esempio, esclusi dai social. I social poi rappresentano anche una sorta di trappola, cioè noi abbiamo passato la quarantena a scambiarci video, messaggi, opinioni di tutti i tipi, a litigare, a discutere, anche se è difficile discutere logicamente, appropriatamente sui social. Per cui la mia impressione è che in realtà noi abbiamo una impressione di libertà che è più apparente che reale. Sfoghiamo a volte il nostro anelito di libertà sui social, ma tutto questo non diventa opinione. Ci sono delle opinioni diverse, nel senso che c'è gente che dice che oggi i media sono troppi e quindi non si riesce a poi a fare un sunto di quello che è veramente l'informazione. E alcuni invece dicono che i media non sono mai abbastanza, anzi più sono e più è la pluralità delle voci. Tu cosa ne pensi? Io ritengo che purtroppo noi dobbiamo fare uno sforzo per porci in relazione con i media. Dobbiamo selezionarli, dobbiamo capire se la loro informazione è di qualità. Dobbiamo confrontarli, per esempio, con le cose che noi conosciamo. Ognuno di noi ha un suo ambito di conoscenza specialistica. Quando io sento i media che parlano delle problematiche di difesa e di sicurezza, mi rendo conto che non sono attendibili. La stessa cosa, la stessa impressione può avere un medico, la stessa impressione può avere un giurista. Quindi evidentemente il problema non è quanti sono, il problema è come fanno informazione, perché le informazioni che noi riceviamo sono verosimili, ma ogni volta che le verifichiamo si rivelano confuse, incomplete o addirittura mendaci. Quindi il problema non è quanti sono, il problema è come fanno informazione. Un'altra valutazione era quella: che funzione oggi ha la TV, il web e la radio? Secondo te possono ancora educare oppure ormai è TV spazzatura? Per fare ascolto, per fare numeri? Allora, per dare un'educazione bisogna avere cultura, moralità e dare esempio. Questo tradizionalmente. L'educazione che io ho ricevuto era relativa alla cultura dei miei genitori, dei miei insegnanti, alla loro moralità e al loro esempio. Purtroppo i media di oggi non posseggono queste caratteristiche, per cui pensare di poter fare educazione attraverso questi mezzi non mi sembra appropriato. Non credo che sia possibile. Non affiderei mai l'educazione, non avrei mai affidato, perché io ormai ho una figlia grande, non avrei mai affidato alla televisione l'educazione dei miei figli. Già ai tempi i miei genitori, quando ero piccolino, come anche i nonni, mi dicevano rispetto per gli anziani. Per i più anziani devi sempre portare rispetto. Io questo rispetto per gli anziani tante volte non lo vedo più, non so cosa ne pensi tu. Temo che il problema sia anche più grave, nel senso che siamo in un momento in cui si dice che la società è atomizzata, è divisa. Non solo non c'è rispetto da parte dei giovani verso gli anziani, perché dicono vabbè, ma questi quando è che crepano e si tolgono dai piedi, mi sembra anche spesso di sentire il contrario, cioè questi giovani d'oggi sono degli scioperati. Quindi nella
pratica quotidiana, nella pratica contemporanea, non vedo rispetto. E questo è un ulteriore elemento di confusione. La libertà di pensiero, di informazione, di educazione vanno poi inscritte in un quadro logico e morale di coerenza culturale. Nell'educazione di oggi si tendono a esprimere dei valori assoluti che comprimono tutti gli altri, e questo fa sì che non ci sia sostanzialmente una base educativa. Siamo appunto in questi mesi di coronavirus e vediamo che quasi tutte le televisioni e quasi tutte le sere sentiamo e vediamo virologi, scienziati in TV. Questo tipo di comunicazione, come la giudichi tu? Chi è portatore di una cultura tecnica non può essere dissonante nell'ambito tecnico. Che cosa vuol dire questo discorso? Io sono un ufficiale di artiglieria. Per molti anni mi sono occupato di problemi tecnici, ma insieme ai miei colleghi non mi sarei mai pensato di esprimere pareri difformi, perché quando si è in un ambito tecnico non si può fare la tecnica in maniera difforme dagli altri. La matematica è matematica, non è un'opinione, la scienza non è un'opinione e così via. Quindi queste persone si devono rendere conto che non possono essere dissonanti. Io non ho capito a tutt'oggi se la mascherina è una cosa buona o non è una cosa buona, perché ne ho sentiti di tecnici dire l'una e l'altra cosa. Io non lo so se fare i tamponi è una cosa buona o una cosa cattiva, perché alcuni hanno detto che è una cosa buona e altri hanno detto che è una cosa cattiva e così via. Quindi in questo momento la comunità scientifica sta esprimendo posizioni dissonanti che creano confusione nell'opinione pubblica. Io non ritengo che debbano essere limitati, ma ritengo che loro debbano limitarsi, loro debbano esprimere una posizione comune, perché non stiamo parlando di teologia, del sesso degli angeli, di filosofia, dell'io e dell'esse, di cose incomprensibili. Stiamo parlando della vita di tutti noi. I tecnici devono pesare le parole che usano. Senti, un'altra curiosità, un'altra domanda era il ruolo delle forze armate in questo momento di coronavirus. È solamente quello, secondo te, a scopo sociale? Nel senso, vediamo che nelle piazze incominciano ad esserci degli episodi incresciosi. Oltre alle persone che vanno a manifestare, poi ci sono anche persone che ne approfittano per dare fuoco ai cassonetti, rompere le vetrine, rubare le robe. E qui non è che o è di sinistra o di destra. Questi qui sono vandali e così vanno trattati, secondo me. Poi non so cosa ne pensi tu. Però il ruolo appunto delle forze armate è solo quello o possono anche averne un altro all'interno della cura della pandemia o comunque un lavoro all'interno anche per supportare quello che sono gli ospedali, i medici? Tu cosa ne pensi? Per quanto riguarda le forze armate, bisogna tenere presente che le forze armate sono una risorsa che il Paese può impiegare nei momenti di crisi, di emergenza. Però le emergenze non possono essere eterne. Noi abbiamo un'operazione in corso da ormai 12 anni, che è l'operazione Strade Sicure, per la quale vediamo militari in giro per strada che svolgono compiti di sorveglianza, concorrono alla sicurezza. Questo è accettabile per un po', ma non è accettabile all'infinito. Le forze armate possono e debbono intervenire nell'emergenza, ma anche il Covid non è più una emergenza,
è una cosa che dura da mesi e non possiamo più dire che siamo in emergenza. L'emergenza è un evento inaspettato. La seconda ondata non è del Covid non è un evento inaspettato. Ovviamente le forze armate possono e debbono intervenire per garantire la sicurezza del paese. In questo momento c'è un problema di instabilità, più o meno tutti i gruppi sociali di destra e di sinistra, i gruppi cosiddetti sociali di destra e di sinistra, ma anche semplici organizzazioni di categoria, anche semplici cittadini stanno manifestando. È chiaro che l'intervento delle forze armate, tra virgolette, contro dei cittadini è una cosa da ponderare con molta attenzione, perché si tratta di un segnale veramente forte che potrebbe ledere uno dei pochi rimasti elementi di tenuta della società. E poi c'è un altro discorso: le forze armate si usano se le si hanno, quando le si hanno. Le forze armate sono passate attraverso un processo di ristrutturazione molto corposo e quindi, detto volgarmente, è rimasta poca roba. Durante la quarantena sono stati schierati due o tre elementi, diciamo, ospedalieri che hanno contribuito a risolvere taluni problemi sanitari, ma in passato noi avevamo delle risorse molto più importanti che ora non abbiamo più, che non possiamo usare. Quindi, riassumendo, in emergenza le forze armate ci devono essere, ovviamente ci sono se le abbiamo mantenute, se le abbiamo consunte, beh, poi è chiaro che a quel punto diventa difficile utilizzarle. Il taglio delle forze armate, siccome non lo so e magari tu sai la percentuale, cioè che taglio hanno avuto? Perché effettivamente le caserme che c'erano anche qua a Milano, io le vedo tutte vuote, non ce n'è. Allora, giusto per dare un'idea, io sono entrato in Accademia nel 1980. C'erano 27 brigate, adesso ce ne abbiamo circa 9. Diciamo che la riduzione in questo lasso di tempo è stata di 2/3. In alcune parti è stata minore, in alcune parti è stata maggiore. Per esempio ci sono dei settori che sono molto specialistici, come le forze per operazioni speciali, che sono state messe in campo quando prima praticamente non c'erano. Però parliamo di numerosità che rimangono limitate e che non possono essere impiegate per attività di sostegno alla popolazione. Quando avevamo molti reparti di linea, abbiamo potuto dare sostegno. Si pensi al terremoto del 76 in Friuli o dell'80 in Irpinia, sono intervenuti interi corpi d'armata e hanno fatto da base di un massiccio intervento dello Stato. Adesso quelle forze noi non ce l'abbiamo più e quindi non riusciamo ad avere un sostegno dalle forze armate di quel livello. Parlo della movimentazione di centinaia di migliaia di persone. Adesso non abbiamo più quelle capacità, anche perché la buona parte delle risorse che ci sono attualmente sono impegnate all'estero nell'ambito delle nostre operazioni concordate nella difesa comune della NATO e sotto egida europea e sotto egida dell'ONU e quant'altro.
quindi non possiamo usare quello che non abbiamo. Chiaro, il discorso è chiaro. Francesco, se dovesse richiudersi la città, secondo te quale potrebbe essere il dopo, diciamo? Ma un secondo lockdown avrebbe conseguenze economiche, soprattutto, ma anche conseguenze sociali e conseguenze nell'ambito della erogazione di servizi ai cittadini. Già oggi il cittadino, per entrare in contatto con la pubblica amministrazione, deve utilizzare gli strumenti del web, può andare solo dietro appuntamento, anche solo registrare un'associazione, fondare un'impresa, tutto è già difficile oggi. Con il lockdown, con la quarantena per tutti noi, o con la cosiddetta dichiarazione di zona rossa, sarebbe ancora peggio. Poi si acuirebbero i problemi di relazione fra gli individui. Molta gente non è capace di interagire con i propri amici attraverso le videoconferenze. Per me è normale chiamare qualcuno in videoconferenza perché la mia professione mi ha abituato a farlo, ma non tutti hanno queste capacità. Certo. Quindi le conseguenze sarebbero comunque pesanti, come ovvio, sia sul piano economico, sia sul piano dei servizi ai cittadini, sia sul piano sociale. Senti Francesco, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto qua oggi in studio. Ovviamente io ti invito quando vuoi, anzi, tanto seguendo i tuoi articoli che pubblichi, io li leggo, quindi poi al massimo ti chiamo e ti dico: ti aspetto in studio che almeno facciamo quattro chiacchiere. Quindi ringrazio il generale Francesco Cosimato, per me Francesco è un amico, presidente di Centro Studi Sinergie. Vi ricordo, questo video, questa trasmissione la potete vedere sulle pagine social milan1.it, sentire sulla web radio e anche su Spotify, quindi la sentite, la vedete quando volete, perché diciamo una funzione ormai dei social è quella anche del punto positivo, la funzione del videoregistratore, no? Che uno può guardare il video, sentire l'intervista quando si vuole, nell'orario dove si vuole, magari dal telefonino, dalla metropolitana, da casa, dal divano, da dove si vuole. Quindi noi ci siamo, grazie Francesco per essere stato con noi. Grazie a te, ovviamente io cerco di fare delle analisi il più possibile oggettive ed interessanti, quindi spero di non avervi annoiato, intristito, intimorito. No, tranquillo, è sempre un piacere. Grazie a tutti, state con noi, seguiteci milan1.it, grazie. Questo programma è stato realizzato con la collaborazione di... Hai un tetto di proprietà? Stai cercando una soluzione che ti permette di stracciare le bollette di energia a gas e metano? Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore, hai subito una detrazione del 50%, non tra 10 anni. Zero acconto, zero spese. Prendi nota del nome CEE, Conto Energia Europeo, 800 974 391.